ragazzi, dato che in campagna in questi giorni fa particolarmente freddo, ho deciso di passare un po' più di tempo nella mia cucina. Oggi in particolare voglio farvi vedere una ricetta che mi piace tantissimo. Sono degli gnocchetti di farina di castagne con pancetta, topinambur e del tarassaco. Per la realizzazione di questa ricetta ci serviranno 300 g di farina di castagne. Questa l'ho fatta dalle castagne che ho raccolto io quest'autunno. Poi se vi fa piacere, in autunno prossimo vi farò vedere come farla. 300 g, 150 g di semola di grano duro, 100 g di pancetta tesa, preferibilmente pepata, come questa, topinambur ce ne serviranno circa un 200 g e 300 ml di acqua. In più il tarassaco andrà poi a piacere. Partiamo quindi, questi due li togliamo che per il momento non ci servono. Iniziamo con l'impasto degli gnocchi. La farina di castagne, dato che tende a impaccarsi parecchio, sia se la andiamo a comprare, sia se la facciamo noi, è sempre buona norma setacciarla prima di usarla, in modo da evitare grumi poi all'interno degli gnocchi. Many months later. Un pizzico di sale molto importante e aggiungiamo la semola e andiamo a mischiare prima per bene le due farine. Fatto ciò, iniziamo ad aggiungere l'acqua. Facciamo una fontanella all'interno, come se dovessimo fare la pasta fresca all'uovo, e iniziamo ad aggiungere l'acqua gradualmente, impastando con poca farina alla volta. In questo modo. Cerchiamo di regolarci un po' con l'acqua, diciamo che le porzioni dell'acqua sono sempre all'incirca. Iniziamo a metterne poca, poi se serve la aggiungiamo, perché toglierla è poi sempre un problema. 6.5 hours later. E con l'aiuto di un raschietto andiamo a prendere tutto ciò che ci siamo persi in giro per il tavolo. A questo punto avremo ottenuto un impasto ben liscio e omogeneo. Quello che faremo ora è andare a prendere il nostro impasto e farlo riposare circa un'oretta in frigorifero. Facciamo una bella palla. E attendiamo un'oretta. Andiamo quindi a prendere, come detto prima, circa un 100 g di pancetta tesa. Questa è del mio vicino contadino che fa i salumi e li fa spettacolari. Togliamo la cotenna e la andiamo a tagliare a listelli. Questa è un po' fresca, ma in realtà se dobbiamo usarla per cucinare e non da mangiare su un tagliere è meglio che sia un po' più fresca. Tagliamo dei bei listelli così in modo che si sgrassi meglio. Eccoci qua. E la teniamo da parte. Tutti gli amanti del topinambur sapranno qual è la cosa più difficile della lavorazione del topinambur, ovvero la pelatura. Se ci mettiamo a pelarla con un pelapatate o con un coltello, avremo grande difficoltà, avremo tanto scarto e ci metteremo tanto tempo. Vi svelo un trucco. Io il topinambur lo pelo con un cucchiaio. Vedete come si pulisce facilmente? Si scarta pochissimo perché vedete che quello che tiro giù è veramente minimo e resta bello pulito. Eccoci qua. Man mano che peliamo i pezzi di topinambur andiamoli a mettere in una bacinella con dell'acqua fredda e limone, perché tende a ossidare, quindi diventare nero in poco tempo. Eccolo qua.
Poco tempo, minimo scarto e prodotto fantastico. Come per la pancetta, andiamo a tagliare a tocchetti abbastanza grossi. E questo va un po' a gusti perché diciamo che a me piacciono i pezzi un po' più grossi, un po' più nostrani, ecco. Se a voi piacciono più piccoli, potete farli più piccoli. In acqua fino al momento della cottura. Quando verrà quindi il momento di cuocere, svuotiamo l'acqua dei topinambur, che fino adesso ce li hanno conservati, e gli diamo una sbollentata in acqua salata ben bollente. In una padella mettiamo pochissimo olio e andiamo a mettere la nostra pancettina. E la facciamo sfrigolare. Non serve tanto olio dal momento che la pancetta già trasuderà il suo grasso, che ci aiuterà per portare avanti la cottura dei topinambur e per condire anche gli gnocchi poi. Passati circa 2-3 minuti, prendiamo i topinambur e li mettiamo con la pancetta. Li facciamo saltare poi per qualche minuto, così da portargli avanti la cottura. Farli dorare leggermente, ma non stracuociamoli, cerchiamo di tenerli abbastanza croccanti. Abbassiamo il fuoco se sono troppo croccanti e andiamo a fare gli gnocchi. Al termine di circa mezz'ora, un'ora in frigorifero, la nostra palla d'impasto risulterà bella compatta. Andiamo quindi a prenderne piccoli pezzi alla volta, ci teniamo sempre della semola vicino nel caso in cui dovesse appiccicare, ma sarà difficile perché comunque è un impasto che tende a essere abbastanza asciutto e delicatamente andiamo a fare dei serpentelli, piano piano perché a differenza della farina 00 classica, la farina di castagne non contenendo glutine tende a strappare, come vedete qua già. Inizia a strappare leggermente. Piano piano cerchiamo di non tirare con le mani, ma di accarezzare e stendere solo con la pressione. Vedete come tende a rompersi? Piano piano, eccoci qua. E andiamo a formare i nostri gnocchettini. Cerchiamo di farli il più regolare possibile. Eccoli qua. Se abbiamo un po' di tempo da perdere e vogliamo fare bella figura, passiamo uno gnocco alla volta sul retro di una forchetta e gli facciamo la rigatura. Così si farà fatica perché, come detto prima, la farina di castagne tende a strappare, a differenza di quella 00, però con calma e determinazione si fa anche questo. Quando l'acqua sarà ben bollente, come adesso, andiamo a mettere pian piano gli gnocchi. Attenzione perché questi gnocchi di castagni non sono come quelli classici di patate che vengono su all'istante. Qua restano un po' più gnocchi, un po' più duri, diciamo. Di conseguenza è meglio aspettare qualche minuto in più. Se li dobbiamo girare perché l'acqua ha perso il bollore, sempre dal basso verso l'alto senza romperli,
E attendiamo un 3-4 minuti. Ci vorrà un po' di tempo perché sennò avremo degli gnocchi molto molto duri. Quindi la padella sfrigola, gli gnocchi sono pronti. Mi correggo, ci sono voluti circa 6 minuti per avere un prodotto bello morbido, perché restavano sempre leggermente gnocchi. Quindi se vediamo che fanno fatica a salire o se restano sempre duri, non vi preoccupate, è tutto nella norma. È la farina di castagne che fa questo effetto. Prendiamo, scoliamo dall'acqua e mettiamo nella padella. Delicatamente, delicatamente, e facciamo condire bene il tutto. Se necessario, uniamo anche, mentre salta, un po' di olio toscano, benissimo, che a me piace tanto. Veniamo ora all'impiattamento. Come vi dicevo, abbiamo delle piccole foglie di tarassaco. Adesso in campagna le foglie di tarassaco sono piccole, dolci e croccanti. Non sono come quelle primaverili che sono un po' più grosse da far cuocere. Quindi possiamo permetterci anche di mangiarle crude, come in questo caso. Le condiamo con un po' di olio extravergine, sale e un po' di limone. Tutto qui. Andiamo a prendere quindi la nostra padella, che nel frattempo ha ultimato la cottura. Prendiamo un bel piatto estetico e mettiamo gnocchi e tutto. Importante mettere bene anche il condimento. Mettiamo un po' di fogliette, se sono troppo lunghe le andiamo a rompere. E andiamo a dare un tocco di freschezza al nostro piatto. Ultimo filo d'olio. Ed eccoci qua ragazzi, le castagne che abbiamo raccolto noi, il topinambur del nostro orto, il tarassaco della nostra campagna e la pancetta del vicino. Eccoci qua. Per questo video è tutto, se avete delle domande scrivetemele nei commenti, ci vediamo nel prossimo video, un saluto dal contadino Nick.